Abbiamo denunciato il debito straordinario stratosferico nel comune di Augusta, ma non pensiamo che non ci siano i quattrini per poter rimediare a un disastro, a un dissesto del genere che state vedendo inquadrato dalla telecamera di Dimitri Antonio, un dissesto del marciapiede, il marciapiede che è di fronte alla scuola dell'industriale e vedete quali... quale disastro hanno compiuto qui le radici di quest'albero e le cui fronde e momenti arrivano al terreno, al marciapiede stesso, tant'è che i cittadini, i poveri passanti, in questo caso noi stiamo proprio facendo la parte dei passanti, e devono scontrarsi con una fronda che pende. Ora non ci sono forse rischi per l'incolumità pubblica, ma certamente questo spettacolo è decoroso dal punto di vista urbano, così come abbiamo altre volte già denunciato attraverso i servizi che abbiamo realizzato sulla strada, proprio con Dimitri Antonino, proprio del degrado totale di questa città di Augusta. E non pensiamo che non si possano trovare i quattrini per poter porre rimedio a questi disastri che sembrano di poco conto, ma non lo sono. Se voi considerate che ci sono città, non nel nord d'Europa, nel nord Italia, il cui decoro urbano diventa essenziale anche per l'attrazione dei turisti che guardano, che un tempo non ammirati, ecco, pensate a quello che noi offriamo qui in questo caso, proprio di fronte a una scuola che dovrebbe dare poi l'esempio come comunità educante. La scuola dovrebbe essere un centro di aggregazione per educare i futuri cittadini anche alla sensibilità e rispetto per il comune suolo, la proprietà comune, lo ius soli di cui tanto si parla. Ecco, adesso qui siamo al suolo disastrato. È possibile mai, ecco la domanda, che non si trovi un funzionario addetto al comune che si preoccupi di queste cose? Per quanto riguarda il debito, si possono anche chiedere prestiti adeguati, si spendono tanti soldi per i cosiddetti PON, i fondi cioè europei, per progetti di dubbia utilità, e non si è capaci poi di risolvere questi problemi minimi di decoro urbano.